Difficile pensare che anche le donne hollywoodiane, che per noi sono bellissime, possano essere discriminate per il loro aspetto fisico o scartate per qualche difetto, invisibile agli occhi di chi il cinema se lo gode dalle poltrone. Eppure succede, e probabilmente con una certa frequenza, considerato che più degli altri le star vivono costantemente sotto i riflettori. Ce lo conferma Amanda Seyfried, bellissima protagonista di tante pellicole, tra cui Mamma Mia e Dear John, che un po' di tempo fa ha cinguettato: "Eccovi una storia divertente, sono stata quasi scartata per molti ruoli nella mia carriera perché ero sovrappeso, non va bene America". Amanda non specifica a quali ruoli si riferisca, di sicuro il suo tweet fa riflettere, considerando che è difficile considerare l'attrice sovrappeso. Se non corresse e non facesse esercizio fisico, aveva rivelato a Glamour la Seyfried nel 2010, non riuscirei in alcun modo ad essere così magra, ma devo tenermi in forma perché sono un'attrice, non è giusto ed è malato, ma altrimenti non otterrei nessun ruolo. Se fossi un po' più in carne non penso che mi avrebbero scelto per Mamma Mia. Non si può di certo dire che Amanda pecchi di sincerità, anche perché è una delle poche star ad aver ammesso di seguire un regime dietetico rigoroso, nel suo caso spesso a base di semi e spinaci.